Giovanni, Giovanni, è il coro che viene scandito dal pubblico. Il medaglione che ha Giovanni Parisi è il nome della mamma Carmela, alla quale lui dice di dovere tutto. È stato abbandonato dal padre che era ancora bambino, ha seguito la mamma a Voghera, lì ha avuto l'opportunità di diventare pugile e i risultati sono quelli che... Ecco, questa è la nonna, ecco, questa è la nonna di Giovanni Parisi. Dovremmo essere arrivati al momento degli inni, quindi ancora qualche minuto. In onore dell'arbitro Gino Rodriguez di Chicago. Questo nome Gino potrà dire origini italiane, in effetti peraltro il cognome invece ha origini ispaniche. Eccolo l'arbitro dell'incontro. I giudici, come ho detto prima, Manuel Oliver Palomo, spagnolo, Manuel Marichalar, ugualmente spagnolo, e Henk Adriansen, olandese. A fianco a Parisi c'è il dottor Sturla che lo ha sempre seguito. Non so perché a me Lino americano mi ricorda un po' le Olimpiadi, perché sono tanti i successi degli atleti americani alle Olimpiadi e quindi questo inno diventa familiare, ma negli Stati Uniti lo suonano all'inizio di ogni manifestazione sportiva, anche quello meno importante. E adesso Good Save the Queen. In realtà la Queen, cioè la regina, ha i suoi problemi, ha avuto i suoi problemi in questi anni, li ha tuttora. Una partenza falsa dell'inno. Eccoci qua. Gli inglesi hanno avuto la contezza di comporre un inno che si adatta ugualmente come metrica sia alla situazione attuale, cioè di una queen, di una regina, che quella invece tipica di un king, cioè di un re. Quindi sia che sia Good Save the King o Good Save the Queen, la metrica è salva. E fortunatamente questa volta ci sono solo applausi. Primo piano per Giovanni Parisi. Per un titolo mondiale, quello che sostiene questa sera Giovanni Parisi dal 1992 ad oggi, quello dei
Leggeri non lo ha perduto sul ring, lo ha perduto al tavolino per non averlo difeso nei termini stabiliti contro quello che allora era lo sfidante ufficiale numero uno. Poi c'è stato un tentativo contro Chavez e poi invece la conquista contro Fuentes e le tre vittoriose difese del titolo. Conclusa la formalità degli inni, che comunque servono a dare una loro cornice di attenzione, creare un clima. Ripeto, questa sera, ecco, questa è la scheda di Giovanni Parisi, 29 anni, il peso l'abbiamo già dato prima, 62.650, 34 vittorie, 2 sconfitte, un pari, 25 successi prima del limite. Questo è il record di Giovanni Parisi. 2 sconfitte, la prima contro Rivera, peraltro poi riscattata in un incontro di rivincita, e poi quella con Chavez. Ecco la scheda di Nigel Wenton, 28 anni, ha un anno meno di Parisi, pesa 700 grammi di più, 29 vittorie, 4 sconfitte, un pari anche lui, 23 i successi prima del limite. E dovremmo essere pronti. Da Vivo Valencia in diretta per gli amici di Telepiù, il campionato del mondo dei Welter Junior versione WBO. Giovanni Parisi contro Nigel Wenton. Pantaloncini blu per lo sfidante, per l'inglese Wenton, pantaloncini gialli per Giovanni Parisi. È Wenton che prende un po' l'iniziativa all'avvio, sta un po' sulle sue Parisi, cerca di controllarlo con il sinistro. Bel destro di Parisi, basta per accendere la platea. Take it easy Nigel, dicono all'angolo di Wenton, cioè dice prendila con calma. Provato con il destro senza trovare il bersaglio Parisi, corto gancio destro del nostro pugile, con tentativo di un sinistro al corpo da parte di Wenton. Il bel destro di Parisi. Un largo destro di Wenton, senza conseguenze. Gancio destro di Wenton, sinistro al corpo del pugile inglese. La serie di Parisi, 3 colpi in sequenza. Corto gancio sinistro di Parisi, un richiamo volante dell'arbitro a Wenton. Si sottrae Parisi, rientra con il destro, poi col sinistro. Lo blocca Wenton. È la conclusione della prima ripresa, una ripresa nella quale Parisi ha fatto qualcosa di più del suo avversario, quindi round favorevole per Giovanni Parisi.
Comunque match iniziato con molta cautela da tutte e due le parti, mi pare. Nessuno ha voluto sbilanciarsi, nessuno si è aperto, pochi colpi significativi, una buona serie di parisi, una sequenza di tre colpi che a mio parere gli hanno consentito di aggiudicarsi la prima delle 12 riprese. Parisi non si è seduto all'angolo, è rimasto in piedi. Ed è la seconda ripresa del mondiale dei pesi Welter Junior versione WBO da Vivo Valencia, in diretta per gli amici di Telepiù. Giovanni Parisi contro Nigel Wenton. Bel destro dritto di Parisi. Parigi ha iniziato il match ed è rimasto fino a questo momento in guardia normale. Parigi ama spesso cambiare guardia. Riesce a combattere bene anche in guardia destra. Tentativo di montante destro da parte di Wenton. Parisi non gli ha concesso spazio. Un altro richiamo dell'arbitro a Wenton. Un gancio sinistro di Wenton e montante destro di Parisi. Si è tolto dall'angolo. Il destro di Wenton. Fuori misura con il destro a Parisi. Toccato col sinistro e poi prova col gancio destro Wenton. Di Wenton. Ora il jab sinistro dell'inglese. Parisi prova col montante destro, poi col gancio sinistro. Gancio destro in uscita di Wenton. Parisi con il sinistro al corpo. È la fine della seconda ripresa, una ripresa che si deve giudicare pari. Secondo round molto equilibrato, con qualche iniziativa dell'inglese. Parisi non ha trovato spazio per piazzare i suoi colpi. Parisi è in grado di risolvere un match anche con un colpo solo, gli è riuscito in qualche occasione. Wenton lo si conosce meno ovviamente, anche perché quando ha combattuto a Milano il suo avversario era talmente inconsistente da impedire il tiro ancorché approssimativo delle sue qualità. Sembra comunque un pugile robusto, non sembra assolutamente impressionato, quindi sembra abbastanza tranquillo. Sono anche abbastanza tranquilli al suo angolo, mentre c'è un suo amico evidentemente qui alle mie spalle che continua
a lanciargli incoraggiamenti e suggerimenti. È la terza ripresa in diretta da Vibo Valentia, il mondiale dei Busy Belt Reunion versione WBO. Volante dell'arbitro per Wenton, trovato col destro Parisi, ha trovato i guantoni dell'avversario. Prova a lavorare il corpo Wenton. Parisi si è tolto dalle corde, ha riguadagnato il centro del ring. Col montante destro Parisi, sinistro, poi il destro dritto di Parisi, jab sinistro di Wenton, destro al corpo di Wenton, poi il gancio sinistro di Parisi. Si preoccupa di farsi mettere alle corde, ma riesce a contrastare, riesce a contrare. Qui tocca col gancio sinistro il nostro pugile, prova col destro e ancora col sinistro. Manca un altro destro che forse poteva essere decisivo. Don't forget your jab, non dimenticare il tuo jab, dicono a Wenton gli uomini d'angolo. Fuori misura Parisi, prima col sinistro e poi col destro. Due volte col sinistro Parisi, fuori misura col destro. E conclusione della terza ripresa, favorevole a Giovanni Parisi. Dà l'impressione di buona solidità Nigel Wenton. È stata comunque una serie piuttosto brillante di Parisi in questa terza ripresa. Peccato che l'ultimo colpo, l'ultimo destro, dopo un destro e un sinistro che erano andati a segno, abbia mancato il bersaglio. Parisi ogni tanto si lascia mettere alle corde, però anche in quella posizione riesce a contrare, a contrastare l'avversario. Sembra comunque un match equilibrato. E soprattutto si ha l'impressione che questo Wenton non sia assolutamente uno sprovveduto. D'altra parte era una garanzia di certe sue qualità, di un livello almeno accettabile. Il fatto che la federazione, la sua nazionalità, perché la federazione britannica non manda in giro per il mondo pugili che non siano in grado di difendere dignitosamente le loro chance, le loro possibilità. Siamo giunti alla quarta ripresa e siamo in diretta da Vibo Valentia per il mondiale dei Belt Reunion versione WBO. Giovanni Parisi in pantaloncini gialli contro Nigel Wenton, ecco Parisi in guardia destra contro Nigel Wenton, pantaloncini blu. Scandisce un ritornello, Giovanni mandalo al tappeto, non è un'operazione così semplice.
L'arbitro fa segno a Wenton di alzare la traiettoria dei suoi colpi. Toccato col gancio sinistro Parisi. Ancora il sinistro di Parisi. È visibile la maggior secchezza di pugno di Parisi rispetto ai colpi dell'avversario. Sicuramente è un pugile solido, ma non pare abbia la scintilla. Ancora col sinistro Parisi, fa seguire questa volta il destro. Poi tocca col sinistro al corpo, ancora col gancio sinistro in uscita. Invitano Wenton a usare il destro dal suo angolo. In effetti la guardia destra di Parisi suggerisce questo tipo di tattica. Tutti in guardia destra vanno attaccati con il destro. Tante destro, poi il gancio sinistro di Wenton, reagisce con il sinistro Parisi. Si toglie dall'angolo Parisi, torna a farsi sotto Wenton, tocca col sinistro, poi col destro. Fuori misura col sinistro Parisi. Sinistro di Parisi. E la conclusione della quarta ripresa, un altro round pari questo quarto. I colpi migliori, più incisivi sono stati di Parisi, ma c'è stata da parte di Wenton una discreta iniziativa, una maggiore forse attività, tale, ripeto, da bilanciare la miglior qualità dei colpi del nostro pugile. Io ho 2 punti di vantaggio per Parisi sul mio personalissimo cartellino dopo 4 round di questo campionato del mondo dei Welter Junior, le cui immagini vi giungono in diretta da Vibo Valentia. Ecco qui riproposte alcune azioni. Qui siamo invece all'angolo di Parisi. Ci ricordo che ha disputato 8 incontri valevoli per il titolo mondiale, questo è appunto il 9°. Ora Parisi ha preso a sedersi negli intervalli e siamo alla 5ª ripresa. Destro al corpo di Wenton, si è rimesso in guardia normale Parisi. Sinistro e destro di Parisi sull'attacco dell'avversario. Si lamenta con l'arbitro Wenton. Destro di Wenton, tenta il montante destro dopo aver messo il destro al corpo. Parisi dalle corde, parte con il destro però e ferma l'avversario, lo colpisce col sinistro al corpo, manca il sinistro al viso. Destro sinistro di Parisi, ancora il destro al viso, poi il sinistro al corpo. Fuori misura col sinistro Parisi. Un sinistro di Wenton al corpo. Un
segnato un po' all'occhio sinistro Wenton. Buon destro del pugile inglese, poi destro di Parisi. Ancora il destro di Parisi sull'attacco dell'avversario. Tentativo di montante destro di Wenton, poi il sinistro di Parisi. Parisi ancora, ingancio. E la conclusione di una quinta ripresa sicuramente favorevole al nostro pugile. Quindi salgono a tre, almeno a mio parere, i punti di vantaggio di Parisi in questa sua quarta difesa del titolo mondiale dei Welter Junior, versione WBO. Parisi ha combattuto il quarto round in guardia destra, ma è tornato in guardia normale nella quinta ripresa. Il cambio di guardia è abituale nella box del nostro pugile. L'ho detto anche quando gioco a calcio, per me destro e sinistro sono la stessa cosa. Gioca abbastanza bene a calcio Giovanni Parisi, che è tifoso dell'Inter. L'Inter che gli amici di TelePiù potranno vedere in diretta domani sera nell'incontro con la Lazio. Posticipo di TelePiù. Ma siamo alla sesta ripresa del Mondiale dei Welter Junior in diretta da Vibo Valentia. Giovanni Parisi contro Nigel Wenton. Sinistro di Wenton. Destro di Wenton, prova ancora con il destro Wenton, sinistro di Parisi. Due volte col destro, poi col sinistro, ancora col destro Wenton. Destro di Parisi, cerca di fermare l'avversario, gli ha preso un po' il tempo. Sottrae Parisi al destro di Wenton. Sinistro e destro, poi ancora il sinistro di Wenton. Jab sinistro di Wenton. Poi il destro di Parisi. Nuovo in guardia destra Parisi. Sinistro al corpo di Parisi. Buono il gancio sinistro di Parisi. Destro di Parisi, poi destro di Wenton.
ottima la reazione di Parisi in chiusura di un round che peraltro credo debba essere assegnato a Wenton, che per 2 minuti e 40 secondi è stato a mio avviso superiore. C'è stata la brillante reazione finale di Parisi, non sufficiente a mio avviso per attribuirgli il round, ma comunque un buon segno questa reazione di Parisi, che aveva lasciato un po' troppo spazio, un po' troppa iniziativa al suo avversario, che ne aveva approfittato. Era stato il miglior round di Wenton fino a quel momento ed è a mio parere l'unico round che Wenton si è aggiudicato dei 6 che finora sono stati disputati. Siamo a metà strada, quindi a metà percorso, il match previsto sulle 12 riprese. Settima ripresa in diretta da Vivo Valencia, il mondiale dei Welter Junior versione WBO. Giovanni Parisi contro Nigel Wenton. Parisi pantaloncini gialli, Wenton pantaloncini blu, per i pochi che non conoscessero il nostro pubblico. Buon uso del jab sinistro da parte di Parisi, prova a doppiare col destro. Destro di Wenton. Un altro intervento dell'arbitro Rodriguez, l'americano Rodriguez. Destro poi sinistro di Wenton. Destro poi sinistro di Parisi. Poi il gancio sinistro ancora di Parisi. Montante destro di Parisi. Ancora col destro Parisi. Adesso sanguina un po' l'arcata sopraccigliare sinistra di Nigel Wenton. Corpo di Parisi, volta Wenton sulle corde, il destro di Parisi, col gancio sinistro, col jab sinistro, col destro. Buon uso del jab sinistro da parte di Parisi. E poi il destro, e il destro al corpo, poi il gancio sinistro. Ottimo momento per il nostro pugile. Sull'attacco di Wenton, il montante destro di Parisi. Destro, appena fuori misura con il sinistro Parisi. Gancio sinistro, barcolla Wenton, ha sicuramente sentito, ha piegato le gambe sul gancio sinistro di Parisi e a terra, mette il ginocchio a terra Nigel Wenton. È stato il sinistro che ha aperto la strada a questa azione. Aspetta in ginocchio il conteggio dell'arbitro e arriva il gong. Arriva il gong. L'arbitro ha avuto un momento di incertezza, all'angolo di Parisi già si festeggiava, invece c'è stato il gong che non si è sentito, quindi comunque è un round da 2 punti per Giovanni Parisi. C'è stato il suo gancio sinistro. Ah no, gli inglesi fermano il loro pugile. È un atto di saggezza da parte dell'angolo di Nigel Wenton. Parisi ha risolto con il suo colpo migliore, il gancio sinistro, questa vicenda.
Wenton ha ascoltato in ginocchio il conteggio, si è rialzato quando stava suonando il gong, al suo angolo si sono resi in conto che il pugile non ne aveva più da spendere e quindi hanno preferito fermare il match. Quindi KO tecnico all'inizio dell'ottava ripresa, una vittoria sapientemente costruita. La dimostrazione che questo Wenton era comunque un avversario dignitoso, ma la conferma anche delle qualità di Giovanni Parisi. Si vedeva che i suoi colpi, anche se quantitativamente si poteva discutere, e fino a, e per un certo momento forse i colpi di Wenton erano come numero superiori a quelli di Parisi, era la qualità dei colpi di Parisi che ha fatto la differenza. Ecco qui il gancio sinistro, vedete come barcolla. Barcolla Wenton, poi il destro e Wenton mette il ginocchio a terra. Ecco, più che un knockdown si è inginocchiato volontariamente Wenton, era stato scosso, si erano quasi spente le lampadine sul gancio sinistro di Parisi, poi il destro lo ha, ecco qui vedete che Wenton va giù, si inginocchia, ascolta in ginocchio il conteggio dell'arbitro, poi proprio alla fine del conteggio arriva il gong, ma all'angolo hanno saggiamente deciso che non era il caso di continuare. Quindi KO tecnico, il verdetto non è stato ancora annunciato, ma insomma lo possiamo anticipare, KO tecnico all'inizio dell'ottava ripresa, la brillantissima azione di Parisi alla conclusione di quel round, il knockdown e poi l'abbandono decretato dall'angolo del pugile inglese. Legittima la soddisfazione di Parisi. Tecnicamente si tratta di abbandono, ma nel pugilato si preferisce generalizzare e parlare di KO tecnico anche in queste situazioni. L'arbitro aveva avuto un momento di incertezza, l'arbitro non aveva sentito bene il gong e quindi stava per decretare il KO tecnico, perché in effetti quando si è rimesso in piedi Wenton non sembrava nelle condizioni di poter continuare. E poi la decisione, la parola definitiva è venuta dall'angolo di Nigel Wenton. Siamo in attesa del verdetto ufficiale, ma ripeto, si tratta di una formalità. Ecco qui, per abbandono, ecco, ecco la proclamazione ufficiale del verdetto. Dovremmo avere Mario Giambuzzi con il presidente della Federazione Pugilistica Italiana Grisolia, l'avvocato Grisolia. Ci sono state alcune polemiche nei giorni scorsi tra Grisolia e Parisi, ma il presidente è voluto ugualmente venire. Siamo proprio con l'avvocato Gianni Grisolia, presidente della Federbox. Avvocato, una conclusione di quelle indimenticabili, insomma, bella, ci voleva. Una bella lezione di pugilato. Io sono convinto che Giovanni riuscirà ad unificare le tre categorie di peso in un unico grande campione che si chiama Parisi. È un mio conterraneo, di questo sono fiero. Eravamo sicuri di Giovanni Parisi nel risultato di oggi, ma siamo sicuri anche del risultato del futuro, noi puntiamo su di lui. Ecco, dunque definitivamente si spera cancellate le polemiche della vigilia, insomma si era notata anche la mancanza di un rappresentante della federazione alla conferenza stampa di giovedì. Dalle nostre parti, per rendere le pietanze più appetitose, ci mettono il peperoncino, le polemiche sono servite da peperoncino per avere questi risultati sportivi. Siamo soddisfatti di tutto questo e siamo convinti che Giovanni ci darà ancora altre vittorie. Rino Tommasi prima del match mi diceva anche di rivolgere una domanda. Quando la federazione parla anche del futuro della box, come mai
così si confronta sempre solo con la Rai e mai ad esempio con Telepiù, che di grande box ne ha trasmessa tante in questi anni, e forse magari un po' se ne intende anche. In un comunicato stampa che ho fatto ieri, ma il pezzo è stato cancellato, mi sono complimentato con Telepiù per il coraggio dimostrato nel diffondere uno spettacolo sportivo di questo livello. Sono convinto che la Rai farà altrettanto, perché noi abbiamo interesse che il pugilato arrivi in tutte le case. Più arriva nelle case il pugilato, più siamo convinti di poter contare su uno sport che noi riteniamo sia veramente all'avanguardia per l'educazione dei giovani dal punto di vista fisico, ma soprattutto morale. Comunque, insomma, anche Telepiù ha un bel merito nella diffusione della box, perché i grandi match li abbiamo fatti vedere sempre noi. Telepiù e Tommasi li metterei insieme. È un binomio che ha dato grandi soddisfazioni al mondo della pugilato, e ha dato anche soprattutto al pugilato la possibilità di avere una diffusione ad alto livello qualitativo, ad alta definizione, se possiamo usare un termine tecnico. Bene, allora, in attesa di altre pagine come questa, di grande soddisfazione per la box italiana, la linea ancora Rino Tommasi, che è sul ring con Giovanni Parisi. Ecco Giovanni, prima di tutto complimenti. Grazie. Mi pare che sia stato il gancio sinistro ad aprire la strada, ha fatto lui il lavoro principale. Sì, un po' ho lavorato molto con il sinistro, ha aperto la strada sicuramente, in montante, in gancio, anche in diretto. Dopo qualche round sono riuscito a trovare un po' il tempo, più che altro, perché non riuscivo a trovare il tempo e la velocità nelle braccia. Forse è anche questione che non riesco mai a riscaldarmi al punto giusto. Faceva anche freschino stasera. Forse anche un po' l'umidità, ma soprattutto... E col passare del tempo l'emozione si sente sempre di più, non riesco a capire. Col passare del tempo cosa vuol dire? Che ti senti vecchio? Sento un po' darsi che invecchio un pochino, i recuperi vengono un po' più... Senti, qualcuno aveva definito questo Wenton un pugile di quarta categoria, non mi pare, ecco. Ma insomma, sono i fatti quelli che contano. Infatti che questa sera ha dimostrato di essere alla testa della situazione, Wenton per diverse riprese ha tenuto testa, anzi... Bisogna fare un campione con la... Gli hai lasciato un po' di iniziativa, mi pare. A un certo punto ti sei anche lasciato mettere sulle corde, non eri molto preoccupato di questo? Sì, perché ero più preoccupato di riscaldarmi, di cercare di contrastarlo con dei ritmi e dei tempi giusti. E lì non riuscivo ad andare bene con le braccia, essere abbastanza veloce. Allora preferivo far stancare lui, far muovere lui, intanto che io riuscivo a trovare... Speravo che... In fretta, col tempo, con le passate riprese, riuscisse a... Hai fatto un round e mezzo in guardia destra, tanto per confondergli un po' le idee? Sì, anche perché con guardia destra riuscivo a potenziare più il sinistro, che ha lavorato molto. Senti, c'è un'idea di pesi welter nel tuo futuro o per ora stai bene dove stai? No, sicuramente è nei miei obiettivi. Come nei miei obiettivi fare una difesa volontaria in brevi termini. Volontaria cosa vuol dire? Facile? Sì, non difficile, un avversario giusto, ma non un super campione, qualcosa un po' morbida, ecco. Senza morbida. Mai sottovalutare nessuno, però. Ho capito. Comunque, insomma, è andata bene, mi pare. Sì, bene per l'avversario ti ha dimostrato l'altezza, hai vinto prima del limite, che fa piacere tornare a vincere con avversari buoni prima del limite. Sì, indubbiamente. Davanti al tuo pubblico che si è fatto sentire. È andato bene il pubblico, è andato bene la televisione, è andato bene un po' tutto. Sono contento, sono veramente emozionato, anche devo ringraziare quelli che sono venuti anche da Voghero, nonostante quelli i fibonesi. Devo ringraziare Telepiù, che mi segue sempre. E parallelamente teniamo alto ancora la disciplina, questa disciplina che è il pugilato. Ce l'hai tutta sulle tue spalle, lo sai, eh? È forse di questo che i primi round non riesco a... Visto, speriamo che magari i pesi si alleggeriscono e le responsabilità se le prende chi di dovere, la federazione magari. Va bene, grazie Giovanni, complimenti ancora, complimenti.